parte di contrattazione al ribasso per l'indice FTSE MIB che ritorna sotto quota 22.500 punti, ma trova al momento il sostegno della media mobile a 14 giorni e della linea di tendenza di breve termine risalente dai minimi del 14 e del 22 ottobre, transitante a 22.430. La tenuta di quest'area eviterebbe una discesa più profonda verso quota 22.000 punti, che metterebbe a rischio lo scenario di medio termine positivo sviluppato recentemente. Il rilancio dello scenario rialzista, per contro, avverrebbe con il superamento di area 22.730 punti, da dove riprenderebbe il percorso che porta a quota 23.000 in prima battuta e successivamente al test dell'importante trend line ribassista discendente dai massimi del 20 luglio e 10 agosto, passante a 23.370 punti. L'azione Ferragamo si muove al rialzo tra i pochi titoli a farlo nella mattinata di Piazza Affari. Il quadro grafico rimane comunque altamente incerto. Il titolo incontra infatti difficoltà a superare le medie mobili a 14 e 55 periodi discendenti a quota 24,30 euro. Il superamento è una condizione richiesta per dare un segnale positivo di breve termine e mettere in campo un allungo in direzione di 25,80 euro. Media mobile a 100 giorni e della linea di tendenza ribassista che dai massimi del 13 e 29 maggio si trova attualmente in area 27 euro. Fino a quando Ferragamo rimarrà sotto le due medie mobili indicate, lo scenario è a rischio indebolimento, in particolare una violazione al ribasso di 23,76 euro rispedirebbe le quotazioni verso 23,14 e 22,15 euro. Decisa discesa oggi per il titolo del Banco Popolare a Piazza Affari. L'azione ha sentito la presenza della linea di tendenza ribassista che dai massimi del 20 agosto e 9 settembre passa a 14,21 euro. Il movimento discendente potrebbe ora rimettere in pericolo l'area di supporto dei 13 euro, al di sotto della quale il segnale negativo che verrebbe generato proporrebbe target a 12 e 11,10 euro. Per evitare l'evoluzione descritta appare imprescindibile la rottura al rialzo della linea di tendenza citata e il successivo superamento dei massimi di quota 14,27 euro, verso i quali discende peraltro la media mobile a 14,40 euro. Banco Popolare potrebbe in tal caso prendere la direzione dei 15 euro.